Abbiamo appreso solo questa sera e qualche rappresentante dei genitori solo ieri sera dell'ipotesi delle canossiane. È un esempio lampante perché in questo momento abbiamo un accordo siglato con un posto dove poter spostare i nostri ragazzi di Sant'Eusebio? No, non c'è. C'è una gara? No. C'è un affidamento? No. E questo nessuno lo può confutare. Ci sono gli accordi, i sopralluoghi fatti, le verifiche fatte, un pezzo di carta, una determina di impegno di spesa che dice canossiane, casa mia, un altro posto? No, non c'è. Un muro alzato dalla sindaca Elena Pavan, dall'assessore Andrea Zonte e dall'intera giunta davanti alle richieste di certezze avanzate dai genitori della scuola di Sant'Eusebio, a cominciare dalla sede in cui dovrebbero essere trasferiti bambini e bambine di materne ed elementari. Invece solo fumo. È spuntata all'improvviso l'ipotesi canossiane senza coinvolgere, a differenza di quanto dichiarato in consiglio comunale dalla sindaca Pavan, mamme e papà. Inutile l'estremo tentativo dell'opposizione di richiedere una sospensione per trovare una soluzione il più logica e razionale possibile, al di là della mozione presentata dalla minoranza, neanche a dirlo bocciata. Niente, così ha deciso la prima cittadina, che anzi dà la colpa ai genitori se le cose non sono andate come dovevano. Se oggi non c'è ancora qualcosa di scritto, è perché qualcosa di scritto c'era, ma questa giunta per andare incontro ai genitori ha deciso di superare quello che aveva scritto la dirigente. E abbiamo ascoltato. Capito? C'era qualcosa di scritto, non si sa dove e cosa, ma siccome i genitori hanno fatto i capricci, allora la giunta ha fatto marcia indietro. Ha ascoltato, dice la sindaca. Peccato che i genitori abbiano in più occasioni detto di non essere stati neanche presi in considerazione, così come non hanno preso in considerazione quello che hanno chiesto le minoranze. Non avete l'umiltà di dire fermiamoci, riflettiamo e troviamo una soluzione. Prima di chiudere le porte, le cose sono state fatte evidentemente di corsa e di fretta. Credo che ne pagherete la responsabilità politica di questa scelta. Demoralizzati e arrabbiati, i genitori che hanno partecipato alla seduta hanno lasciato l'aula facendo sentire il loro sdegno. Può chiudere le porte per cortesia, grazie. Chiudete la porta? Beh, non poteva essere altrimenti. Una richiesta emblematica che descrive tutto ciò che sta succedendo a Bassano e il comune, ancora una volta, chiude le porte alla città.